Buongiorno, io sono Daniele Russo e faccio parte dell'associazione di ESIS. In questo periodo legato, diciamo, all'emergenza del virus, ci siamo anche noi riadattati al lavoro da remoto. Adesso uno dei ragazzi che partecipano al progetto Per non dimenticare, ci racconteranno brevemente la loro esperienza. Buongiorno, sono Bice e noi ragazzi facciamo parte dell'associazione Diesis. Abbiamo avuto l'incarico da parte di ANET di digitalizzare l'elenco parziale dei deportati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Come vi trovate ragazzi, a lavorare da casa in questo periodo, diciamo, di emergenza? Simone, tu come ti trovi? Beh, io mi trovo bene a lavorare da casa, mi sento più tranquillo e più concentrato. Ruslan? Beh, sì, io mi trovo bene. Adesso non devo fare spostamenti, messo alle 8, mi alzo più tardi, quindi mi sento più riposato. Alessia, tu? All'inizio non mi trovavo tanto bene perché pensavo di non fare bene il lavoro da casa, ma poi ci ho fatto l'abitudine e adesso mi trovo benissimo. Bice? Direi che mi trovo bene a lavorare da casa anche se mi manca molto il lavoro di ufficio. Buonasera, io sono Federico Silibello e sono un educatore del progetto di Diesis. Allora, partiamo da Marco, quindi raccontaci un pochino come hai vissuto il passaggio dal lavoro in ufficio al lavoro a casa. Quello che posso dire è che all'inizio si ha qualche pochino di difficoltà, però man mano che ci prendi un po' la mano, le cose sono simili in ufficio, quindi direi che anche il lavoro a casa è andato bene. Paolo, tu invece. Allora, per il lavoro nessun problema, anzi lo dimostra il fatto che ho fatto più nomi rispetto a quando lavoravi in ufficio. Più che altro ero preoccupato per i miei genitori, perché ci tengo a fare questo lavoro e ho cercato di farlo al massimo delle mie possibilità. E adesso passiamo a Alessandro, che è arrivato un po' dopo l'inizio del progetto. Come hai vissuto l'inizio e il passaggio del lavoro a casa? Allora, prima di tutto il lavoro in ufficio mi sono trovato molto bene, anche se devo dire che il lavoro a casa ha avuto meno disturbi esterni e di conseguenza sembra dire di aver reso fatto più nominativo. Aurora? Sinceramente, mi è dispiaciuto perché mi secca stare continuamente in casa e quantomeno ho un po' meno distrazioni, anche se già da sola mi distraggo facilissimamente. Beh, se posso poi aggiungere una cosa, che comunque c'è da dire che siete stati molto flessibili in questo e non è poco, cioè è veramente lodevole da parte vostra, siete stati bravi. Sono d'accordo e penso che siete da prendere da esempio per come avete affrontato questo momento e per come state portando avanti il vostro impegno in questo progetto. Probabilmente nessuno sa perché ho accettato questo progetto. Dicevo, mio nonno è stato un partigiano. Molto bene, molto importante. Allora, adesso io vorrei mostrarvi come si svolge il nostro lavoro, in particolare da remoto. Noi tutor, attraverso la piattaforma TeamViewer, ci occupiamo appunto di collegarci a distanza con i computer dei nostri ragazzi per fare in modo di monitorare, insomma, il numero di inserimenti e appunto far sì che il lavoro venga costantemente monitorato e controllato. Il nostro compito appunto di cercare di verificare appunto l'esattezza dei dati inseriti attraverso il database fornitoci da ANED.
Bene, ragazzi, diciamo che siamo al momento dei saluti. Piero, tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, i ragazzi sono molto contenti, hanno imparato a lavorare in gruppo, hanno imparato a rispettare gli orari, hanno imparato a mantenere una concentrazione sul lavoro svolto. Quindi, da parte mia e da parte dei ragazzi, ringrazio Aned di averci dato questa opportunità e Angelo Chiodi, che è il presidente dell'associazione di business. Per mesi con interesse, con passione, con simpatia il lavoro dei ragazzi che hanno digitalizzato molti dati che noi avevamo nei decenni raccolto sui deportati italiani, che poi quando tutto si è fermato a causa dell'epidemia questo lavoro si è andato avanti ancora con i ragazzi ciascuno a casa propria. La cosa addirittura ci ha emozionato e commosso. Il nostro ringraziamento a loro, ai tutor, a chi ha organizzato tutto questo, pensando anche all'alto valore etico del lavoro che è stato svolto in questo periodo difficile. Grazie a tutti. Facciamo un grosso saluto, e un grosso abbraccio e un arrivederci da parte dei tutor e dei ragazzi di Diesis.